Malika, innanzitutto, che importanza ha per te questo riconoscimento? Beh, mi riempio di gioia perché intanto è arrivato inaspettatamente e va a confermare, cioè è una carezza, ecco, questa è forse la parola giusta, perché quello che mi ripeto sempre, ma non voglio sembrare presuntuosa o una che casca da Marte, se fai le cose pensando a che cosa potrebbe succedere non ha senso farle, no? Per cui ormai sono 15 anni che canto di professione veramente, e vedere che le piccole cose che cerco di fare per fare la mia parte, perché il mondo sia un posto meno violento, servono anche minimamente, vuol dire che il messaggio in qualche modo è arrivato. Non importa se magari arriva soprattutto a chi è disposto ad ascoltarlo, ma è comunque un passo. Quindi sono onorata, grazie. Senti, scusa signora. Alla Mostra del Cinema di Venezia abbiamo visto tanti tuoi colleghi debuttare comunque nel campo della recitazione. A te piacerebbe, perché ci ricordiamo dell'ultimo cortometraggio, però da chi ti piacerebbe essere diretta in particolare? Ma guarda, cioè, dato che a Venezia si sogna sempre in grandissimo, io sono una fan devota di Woody Allen, quindi finché c'è, sogniamo sempre in grandissimo, perché poi si fa sempre in tempo a ridimensionare, no? Grazie mille!